Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo alla seconda domenica dopo Natale. In questa liturgia vorrei continuare un po' il discorso aperto ieri sera con la prima delle omelie, perché davvero le prospettive di queste pagine bibliche che abbiamo ascoltato sono veramente ampie, grandi, in particolare leggendo insieme il Vangelo con la seconda lettura. Il Vangelo che avrete riconosciuto, il prologo già letto nel tempo di Natale, ci riporta anzitutto a chi era Gesù prima che il mondo fosse creato, che è quello che diciamo nel Credo. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Quando nulla ancora c'era, quel bambino, seconda persona della Santissima Trinità, era coeterno con il Padre. Ed è stato lui, continua subito Giovanni, a dare il là, insieme al Padre e allo Spirito Santo, a tutto ciò che è stato ad un certo punto creato. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Ora, aiutandoci anche con la seconda lettura, se il foglietto lo tenga presente, approfondiamo un po' questo punto, perché la seconda lettura, come hanno notato alcuni esegeti, ci dà una bellissima rivelazione. Ieri abbiamo approfondito questo punto che ci dice San Paolo, che molto prima che fosse creato il mondo, noi già eravamo stati da Dio pensati in Cristo, come ci dice San Paolo, perché la nostra vita terrena fosse, come sarebbe stata quella di Cristo, santa, senza peccato e perfetta nell'amore. Adesso c'è un altro step da fare, ed è questo. Prima che il mondo fosse creato, teniamo presente, questo penso che lo sappiamo tutti quanti, lo sanno anche gli scienziati, che miliardi e miliardi di anni fa il creato, come noi lo vediamo oggi, non c'era, d'accordo? Non c'era niente. Ma la Santissima Trinità c'era, perché la Santissima Trinità è eterna, quindi non c'è un momento in cui non c'era. San Paolo oggi ci rivela una cosa. Qual è la prima cosa che Dio ha pensato? Facciamo adesso 3 secondi di silenzio. Fuori di sé, quindi volendo creare, volendo fare qualcosa al di fuori delle sue 3 persone divine. Chi è che sa rispondere a questa domanda? La prima cosa che ha pensato. Sapete qual è stata? Il Figlio di Dio fatto uomo ha pensato Cristo. La seconda, questo sarà oggetto di approfondimento e ce lo dice in termini allegorici la prima lettura, è stata la Madonna. E poi a seguito tutto quello che è stato fatto. Guardate, San Paolo ci ha detto, attenzione, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale, attenzione, nei cieli, in Cristo, prima della creazione del mondo. Quindi vuol dire che le benedizioni Dio le ha fatte discendere su di noi, prima ancora che fosse creato il mondo, però in considerazione di Cristo. Allora, i grandi esegeti, i grandi padri della Chiesa, seguitemi, oggi la liturgia ci porta in alto, semplicemente per vedere quanto sono belle le opere del Signore, perché ogni tanto bisogna pure contemplare qualche spettacolo divino e lodare, come abbiamo fatto nel Salmo, celebrate il Signore, celebra il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, rallegriamoci per le opere sue. Allora, perché il primo pensiero è stato Cristo? Cristo, sappiamo, è il Verbo eterno del Padre che assume una natura umana come la nostra. Perché il primo pensiero è Cristo? Perché se ci pensiamo bene, che cos'è la natura dell'uomo? I padri della Chiesa dicevano che la natura dell'uomo è un microcosmo. Che significa? Significa che tutte quante le forme di essere concepibili che Dio ha creato sono contenute nell'uomo. Adesso lo vediamo subito. Chi è un uomo? Un uomo è materia, d'accordo? Materia che ha una vita vegetale, no? Noi abbiamo una nutrizione, avete visto quando uno sta in coma, come si dice? Che sta in stato vegetativo, no? I vegetali sono le piante, sono delle forme di essere viventi, quindi che si nutrono e che crescono, non hanno altre cose, no? Però un essere umano, sappiamo anche che si muove, cammina, ha dei sentimenti, giusto? Conoscete qualche altro essere che fuori delle piante cammina, si muove,
ha dei sentimenti anche embrionali, ha delle forme rudimentali di conoscenza. Conoscete qualcuno? Parlo di animali, no? Chiunque ha contatto con gli animali, anche i nostri piccoli animaletti domestici, sa bene, per esperienza, come sono fatti gli animali. Gli animali non solo mangiano e bevono e crescono come le piante, ma si muovono, giocano, hanno dei sentimenti, si mettono paura, facciano dei desideri, sono affettuosi, d'accordo? Si affezionano ai padroni, eccetera, eccetera. Quindi c'è quest'altra forma di essere che l'animale, che è contenuto nell'uomo. Però qual è la differenza tra un animale e un essere umano? State attenti a quelle scemenze, perdonatemi il termine, che dicono i darwinisti, eh? L'uomo non deriva dalla scimmia, questa non è scienza. Andate su internet, se non ci credete, su YouTube cercate Antonino Zichichi e andatevi a vedere cosa dice questo scienziato sul darwinismo. L'evoluzionismo non è scienza né di primo, né di secondo, né di terzo grado. È semplicemente una ipotesi di un tizio che si chiamava Charles Darwin, che ha interpretato in un certo modo alcuni dati, ma è una sua interpretazione personale e soggettiva. Non ha il crisma scientifico, capite? Non è il teorema di Pitagora. Chiusa parentesi, che non voglio parlare di questo. Qual è la differenza che c'è tra un animale e un uomo? Qual è? Io sto parlando adesso, giusto? Conoscete al di fuori di Topolino qualche animale che parla? Gli animali parlano soltanto nei fumetti o nei cartoni animati. Avete mai visto qualche animale che parla? Capite? Zichichi, quando parla dell'evoluzionismo, dice: allora, quando una cosa è scienza, io la posso riprodurre in laboratorio, per essere scienza galileiana. Poi significa che se mi prendo uno scimmione dentro casa e piano piano lo comincio a addestrare e gli insegno a parlare, lui deve diventare come me. Fino a ora non c'è riuscito mai nessuno. Quando qualcuno farà in laboratorio questa cosa, ci crederemo tutti quanti, no? Ecco, c'è l'uomo. E perché noi parliamo? Perché abbiamo una parte di noi, che è l'anima, lo spirito, creata direttamente da Dio, che ci rende umani, che ci dà questo grado di essere superiori, capaci di conoscere Dio, capaci di amarlo. E poi non abbiamo ancora finito. Noi qui, quanti siamo qui in chiesa? Una quindicina? Dovete sempre pensare che ogni volta che vedete qualcuno dovete sempre fare per due, perché come minimo siamo per due, cioè perché ciascuno di voi ha come minimo un angelo custode. Ordinariamente ce ne sta soltanto uno. Qualche santo dice che le persone che hanno grandi compiti possono averne anche più di uno, ma uno ce l'hanno tutti, d'accordo? Quindi qui siamo almeno una trentina, quindi siamo un po' di più. E chi sono gli angeli? Gli angeli sono pure spiriti, cioè hanno quella componente spirituale che noi abbiamo unita al nostro corpo, allo stato puro, senza la materia. Allora capite perché? Cosa vediamo tutto quanto intorno nel creato? Noi vediamo questo pavimento che è materia, ma l'uomo ce l'ha la materia, perché le particelle elementari del mio corpo, come gli scienziati sanno, sono gli atomi, e ce l'hanno pure le materie, capite? La materia è fatta di atomi, comunque sia, sia essa organica che inorganica. Quello che è una pianta io ce l'ho dentro di me, perché ho la vita vegetativa, nutrizionale. Quello che è un animale io ce l'ho dentro di me, e c'ho dentro di me anche quello che è un uomo, perché sono un uomo, e quello che è un angelo, perché l'angelo sì, è più grande di me, ma ciò che l'angelo ha, cioè lo spirito intelligente, ce l'ho pure io, anche se è unito al mio corpo. Allora capite che cosa si è inventato nostro Signore? Ha pensato la perfezione assoluta, che era il Verbo incarnato, quindi racchiudendo nella sua perfezione tutte le perfezioni che poi avrebbe spazio nella creazione. Allora capite quando dice San Giovanni: è venuto fra la sua gente, i suoi non l'hanno riconosciuto. Cioè, quando noi guardiamo, chi guarda Cristo non vede soltanto Dio fatto uomo, ma vede anche se stesso. Non so se riesco a farmi capire, perché io sono, ho la mia, come dire, forma umana, perché la mia forma umana assomiglia alla forma che stava data a Cristo da Dio fin dall'eternità. Non so se riesco a farmi, questo è un concetto bellissimo questo qui, capite? Quindi poi San Paolo dice che proprio per questo in lui tutti siamo stati voluti e pensati da Dio per essere così come siamo oggi, nel tempo in cui Dio ci ha chiamato a vivere. Questa è una bellissima notizia. Quindi Dio, Gesù non è soltanto il nostro Dio e il nostro Salvatore, ma è anche colui per mezzo del quale e a modello del quale io e tutta la creazione sono stato creato. I grandi santi dicono che quando Gesù camminava sulla terra, noi uomini siamo quelli che abbiamo fatto la peggiore figura, perché eravamo gli unici a non riconoscerlo, ma la creazione
si accorgeva di chi era lui. E noi abbiamo una spia di questo. Lo conoscete San Francesco tutti quanti, e poi concludo, no? Voi ci credete che San Francesco parlava con gli uccelli, oppure pensate che è una leggenda e se lo sono inventati gli autori del Medioevo? Che pensate? Perché qualcuno oggi pensa questo: non è vero che San Francesco parlava con gli uccelli, ma se lo sono inventati, questa è una leggenda. Che dite voi? Ci parlava o non ci parlava? Oppure quando è successo il miracolo di Sant'Antonio, che sapete, Sant'Antonio si era trovato a predicare in un posto dove nessuno andava a messa, pure da ste parti, insomma, così. Allora, per dare un segno, siccome si trova vicino al mare, qua purtroppo a Sermoneta non c'è sta al mare, non possiamo rifare, si è messo sulla spiaggia e si è messo a predicare il Vangelo, i pesci uscivano fuori dall'acqua, tutti quanti contenti, saltellando. È leggenda questo o è successo veramente? Che ci dice questo? Ci dice che le cose create sono più grandi di noi, perché noi purtroppo, sciocchi come siamo, peccando e allontanandoci da Dio, abbiamo perso la memoria. Ma la creazione non l'ha persa la memoria, la creazione lo riconosce il suo creatore, è più grande di noi, e non solo lo riconosce, gli obbedisce, perché le piante, da quando sono state create, sapete che stanno a fare? Fanno le piante. Gli animali, da quando sono stati creati, fanno gli animali. Gli angeli buoni fanno gli angeli buoni. Chi è che fa brutta figura? Questo sono i 5 minuti di vergogna della seconda domenica dopo Natale. Noi, capite, che ci viene il nostro creatore davanti agli occhi e non solo non lo riconosciamo, non ci crediamo, ma come vedremo tra qualche mese, disgraziato, abbiamo messo in croce pure, capito? Quindi non è che soltanto dici, sai, non ti riconosco, basta. No, peggio. Capite quindi che brutta figura che facciamo? Quindi questa è la bellezza di questa domenica ed è ciò che la Chiesa oggi ci svela attraverso queste letture e di cui ci invita ad esultare, perché veramente l'amore di Dio rifugge in tutta la sua massima manifestazione nel capolavoro della sua sapienza, che è Cristo Verbo incarnato, per mezzo del quale e nel quale tutte le cose sono state fatte, create ed anche, per quanto riguarda noi, redente e salvate. Siamo lodati.